signore e signori, buonasera, chi fosse in qualche modo incuriosito da questo corteo, è un corteo di natura turistica, turistico-divulgativa, oserei dire turistica barra artistica. Stiamo facendo il giro delle torri di Bologna, torri che ultimamente sono state in qualche modo toccate da, com'è professore, non degli, da delle installazioni. Ecco, ci stiamo dirigendo alla Torre Uguzzoni in Vicolo Mandria, che non è dritto di fronte a noi, ma tra poco piegheremo a destra per attraversare via Rizzoli. E poi andremo in via Oberdan, piazzetta San Simone, fino ad affacciarci in Vicolo Mandria. Chi di voi vuole può seguirci, è un percorso breve, un percorso che in qualche modo è aperto da degli artisti che filologicamente interpretano l'arte medievale da cui derivano le torri di Bologna, il gruppo musicale Lausferis, i trampolieri Circo Cercasi, che spero che circa ci seguano, sì, eccoli lì, il medioevo che incontra l'arte moderna, il tutto cucito da un palco semovente e autoamplificante che è trascinato da Zwendi, una magnifica cavalla Harfinger di 12 anni. Beh, naturalmente Zwendi potremmo incontrarla anche volendo su al parco di Montesole, dove potrà portare ragazzi e adulti in giro per delle passeggiate con l'azienda agricola di Monte Termine. Colui che in questo momento sta guidando Zwendi in realtà è un cavaliere, non è esattamente un cocchiere, ma si sta prestando a far attraversare la strada. Il professore giustamente l'ha scambiata per Andrea Nacciarriti di Senigallia, marchigiano giustamente, che è l'artista che ha fatto questa installazione. No, lui è Luciano Uguzzoni. Sì, della famiglia Uguzzoni, che appunto ha costruito, pare che abbia costruito questa torre nel 1200-1200. Io oltretutto devo dire, premetto subito una cosa, che ho cambiato l'etichetta perché era via del ghetto, sì, ma sapendo della, di quanta gente arrivava l'ho cambiata in Vicolo Mandria. Ah certo, lei voleva alludere al fatto che noi siamo la Mandria. Sì, ecco. Posso però chiedere al professore una parentesi? Qui siamo in un luogo storico importante. Questo è molto importante. Questo è un luogo della città di Bologna dove erano stati, per così dire, accumulati gli ebrei nel 500 con vicissitudini anche piuttosto alterne fino alla cacciata del fine secolo, che fu anche abbastanza robusta. Qui nacque peraltro un papa poi molto importante che nel 600 fu Gregorio XV della famiglia dei Ludovisi. Dei Ludovisi, grazie. Bravo! Francesco, che fu il grande uomo, il grande partner di Guercino, il vero lanciatore di Guercino giovane a Roma, fu Papa Ludovisi, che viene da questo luogo urbano, che come lo vedete è abbastanza, anche questo, restaurato, abbastanza rilavorato, ma che in sostanza ha preso anche un paio di bombe durante la guerra, ma tutto sommato ha una cortina muraria ancora ammirevole. Abbiamo inventato i musei, io ho fatto impiegato nel museo, lei so, quindi sono guadagnato in qualche modo, ma adesso ci ha campato. Sì, ci ha campato così. Di fronte alla guarda che sarebbe sempre importante poter attivare il colloquio. Sì, perché la spiegazione è diretta. Ma non è riduttivo, c'è l'artista che ti spiega cosa vuol dire, non è meglio che uno di fronte a questa roba qui si lascia libero? Per esempio, posso dire una cosa importante,
Ed è vero, lei che abita qui mi può confermare. Abitavo. Qui abitava. Quei due palloni lì non li ha messi l'artista. È stata un'installazione sull'installazione fatta da uno o due cittadini che hanno pensato bene di fare cose. È vero? No, un bel calcio, non è facile fare gol. No, ma secondo me qui hanno fatto a pallonate per tutta una serie, a meno che non l'abbiano buttato da sopra, non si sa. Però qualche elemento adesso, non è che l'artista è qua e non si fa, no, se c'è, alzi la mano, no. Però sembra che in qualche modo l'artista abbia voluto interpretare la torre come, diciamo così, il grattacielo dell'antichità, grattacielo in cui si rischiava di rimanere anche imprigionati. In questo caso le torri da cui si defenestravano anche i cittadini. Per cui allora, non lo so, è un'assicurazione estetica contro il suicidio, è una maniera di raccogliere tutti i defenestrati. Come vedete, l'ecstasy, che è la parola che indica lo svilupparsi della fantasia interpretativa in letteratura, nell'arte, trova in Patrizio Roversi una grande capacità di espressione. Noi non ci arriviamo. Adesso la città, come non mi dica che lei non c'è arrivato. Allora mi dica lei, come persona, sotto cosa gli viene in mente? Cos'è per lei questa cosa? Io ho sentito dire che l'artista alludeva a certe cose che tutti ricordiamo, molto tristi, nel attentato del 2 torri dell'11 novembre, al volo perduto di alcune persone che si gettavano dai due grattacieli in fiamme. E questa è una capacità, una risorsa da pensare come arrestare il volo suicida delle persone. Insomma, ragazzi, chi più ne ha, più ne mette. Credo che ci fosse anche.